Ciao, grazie, sono tornato a parte numero 57 dell'Expedix Cyber Chronicles 2. Allora, la parte scorsa, a sorpresa, abbiamo finito il capitolo 8, quindi oggi direi di iniziare subito col capitolo 9, che si chiama... È il penultimo del gioco, ragazzi, siamo addirittura d'arrivo ormai, relativamente. Pioggia. Minchia. Ok. Tutto questo è successo 500 anni fa, ovviamente. Lui che osserva sempre l'alba del mondo. Successo. Ma quell'era. La bambina era... assomigliava moltissimo a Rex. È Rex quello? The world that you intended? Ricorda molto, diciamo, è successa una cosa molto molto simile a Shulking, sembra qualcosa in realtà. Micchia. In realtà ha colpito sotto di voi. Ma questo cos'è? Cioè, credo che sia un titano, ma porca troia. Ah. Quello è il Morardane in generale, ok? Your Majesty, are you up? What happened? The Titan just released a vast amount of energy from its chest. We think the brownout may be linked to that. Majesty, we strayed off course, but we managed to confirm our current position. Okay. Look! Again? Curses! Morardane can't afford to lose any more energy! Wow. Sta succedendo un macello, cazzo. It's glowing. Is it going to shoot again? That is not good. The Ardanian Titan is said to be at the end of its lifespan.
If it were to release any more of the ether energy stored within its body, what would happen? It would collapse. Infatti. Its joints giving way under its own weight. Quindi è addio al Morordena. Fanculo. Now he summons even Titans. Akos, over there. Altri titani. Oh santo cielo. E io non li riconosco dall'aspetto. Non so. Questo è l'Uraia? L'ho sicuramente già visto, ma non so riconoscerlo. Credo che sia l'Uraia. Esatto. E i popoli che li abitano non possono farci nulla? Wow. This is madness. Does he mean to gather all the Titans in one place? Akos, Petroka. Mick? Go. Go keep Jin and Malo safe. What is this all of a sudden? We must be ready for the worst. But what about Indal? They're gathering Titans from I'll deal with it. Deal with it? Alone? Don't be a fool. It's fine. I put this all together in the first place, remember? Cioè? I can control everything from here. Besides, I'm not exactly alone here. Cosa intende? Mick. Go and do what I can. Ok. Petroka. Petroka. I love you. Ok. You are so gross, Mick. Make sure you come back alive so I can punch you for saying that. Wow. È diventato un Transformer, scusa. Figo. The ship is that ship. It is just like a Titan. Però non ha un cristallo, quindi non può essere controllato da Malthus in teoria. So it begins.
Now's the time. Let's get after Jin. But the Titans. Vabbè, non puoi farci nulla. Infatti. Anzi, sbrigatevi. Don't worry. The Emperor is my brother, after all. I'm on it. A posto. Ah, qua subito adesso direttamente un'altra cutscene, bello. Si vede che siamo vicini alla fine comunque, cioè si sparano cutscene a manetta. Addio Morardeno. Cioè è letteralmente la fine del mondo questa. Flesh eater. You followed him down that dark path. In that case. Oh, nice try. But that's not gonna work on me. And that's because. What? You and I are the same. What? Just... I am. A blade eater. Ooh. Impossible. The blade eater technology is not known outside the Praetorium. You're right. But that doesn't mean you're the only one. Or have you forgotten what you did before implanting your core crystal? Cioè? Quindi era un essere umano a cui è stato impiantato il cristallo di un blade. Ma Mikhail è l'unico Blade Eater dato o su tutti i Blade Eater quelli? You don't mean you are one of the refugees from back then. All of them were disposed of, right? Sure, you tried. But some of us weren't about to die that easily. I lived on. Quindi se, da come parla sembra essere l'unico sopravvissuto. Same as ever, Amalthus. Okay. I'm sorry, but this is a fight I can't back down from. E mo chi è? Gli altri titani, no?
Oh, è lunghissima sta cutscene. È lunghissima. Tantal. Infatti, ma è quello che vuole in realtà. Desperation at not getting the Aegis. That man. What's his plan? Why would he be so intent on obtaining the Aegis? We've got to do something to stop the Titans fighting. Lo si fa raggiungere l'architetto, no? Arriva dall'architetto, no? Lui conoscerà un modo, se esiste. It's moving far too much. I can't get a clear shot. This isn't going to work. Oh, man. I know. Mithra. What? If we can get a little closer, we might be able to do something. Is that true, Pyra? Probably. Think back. Do you remember our fight against Jin by rewriting the physical laws of the surroundings? You were able to match Jin's speed. We rewrote them in the same way, in the midst of battle between those two? From our point of view, it'll be like they've frozen in place. Okay. But how do we get there? Tora, have good suggestion! Poppy! Think you could grab... sì. Perché non hanno mai usata sta cosa? Perché non hanno mai sfruttato questa cosa qui OP di Poppy di poter volare? Wow, e lo devo fare io dal punto di vista del gameplay? Ok, devo avvicinarmi il più possibile. Ho finalmente un po' di gameplay. È bello, un videogioco dove si gioca. Passare la Mizar. Mamma mia, quanto è intricato sto posto. Penso che bisogna andare lì. E penso che non ci sia modo per evitare il combattimento con sto tizio. Madonna, sta battaglia. È difficilissima perché lui continua a evocare altri nemici. Mizza ascensore 5, perfetto. Ok, andiamo un altro po' avanti. Oh, in teoria siamo già 20 minuti, quindi... sarebbe già la fine qua, però abbiamo visto solo cazzi in questo video. Vabbè, ma come al solito, all'inizio di ogni capitolo è sempre così. No, di qua. Mamma mia, guarda che posto. Wow! Si può fare il giro largo? Sì? Veramente? Boh, ok, sembrava strano. Ok, sono riuscito a girargli attorno senza combattere. Perché sono difficilissimi quei nemici, cazzo, non avete idea. Sono un combattimento tremendo. Sono abbastanza sicuro di essere pesantemente sottolivellato, per cui i due combattimenti che ho fatto finora erano entrambi fra i più difficili che ho fatto nelle ultime parti, quindi... Ed è un contro nemici normale. Ok, direi, in questa bellissima vista, di terminare qui la parte numero 57 della Let's Play di Xenoblade Chronicles 2. Se vi è piaciuto, cliccate il pollice in alto e vi saluto, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!